Nei bambini le cellule del sistema immunitario localizzate nelle adenoidi e nelle tonsille vengono stimolate dal contatto con l'ambiente esterno, in particolar modo con l'aria ispirata. In bambini predisposti l'ingrossamento conseguente all'attivazione di queste cellule immunitarie può diventare patologico, quindi siamo in presenza di un grado di ipertrofia significativo. Le adenoidi sono localizzate profondamente nelle fosse nasali nel rinofaringe, mentre le tonsille sono localizzate all'interno dell'orofaringe e sono visibili attraverso l'apertura della bocca. L'adenoide ipertrofica può determinare difficoltà respiratoria, ostruzione nasale e russamento, ma può essere anche causa di otite attraverso due meccanismi. Il primo meccanismo deriva da un ingombro meccanico da parte dell'adenoide sull'orifizio della tuba d'Eustachio. La tuba d'Eustachio è un canalino che mette in comunicazione la cavità del timpano con il rinofaringe, fondamentale per il benessere dell'orecchio medio perché determina la regolazione della pressione nell'orecchio medio e favorisce l'espulsione delle secrezioni di muco e di catarro dall'orecchio medio verso il rinofaringe. Per cui un'adenoide ipertrofica può determinare ingombro dell'orifizio della tuba d'Eustachio e quindi alterare il benessere dell'orecchio medio. Il secondo meccanismo è conseguente a un'infezione cronica dell'adenoide, in cui alcuni batteri possono annidarsi nella parte più profonda dell'adenoide e possono essere periodicamente rilasciati e risalire pertanto attraverso la tuba d'Eustachio nell'orecchio medio, colonizzando la mucosa dell'orecchio medio e determinando episodi infettivi anche a questo livello. Nei bambini con otiti ricorrenti, sostenute da una problematica adenoidea, è necessario prendere in considerazione l'opzione chirurgica. In policlinico, negli ultimi anni, abbiamo sviluppato dei protocolli chirurgici mini-invasivi finalizzati a rendere ottimale la tollerabilità dell'intervento da parte del bambino e ridurre il rischio di complicanze. In particolar modo, effettuiamo sempre la rimozione dell'adenoide, quindi l'adenoidectomia, con approccio endoscopico, cioè sotto controllo visivo diretto costante. Questo consente, da un lato, di rendere l'atto chirurgico il più preciso possibile, evitando di lesionare delle strutture anatomiche importanti poste nelle immediate vicinanze e dall'altro evitando di lasciare dei piccoli residui di adenoide che nel bambino predisposto possono andare incontro nuovamente a crescita e quindi a portare ancora dei disturbi. Nei bambini in cui coesiste una raccolta catarrale cronica nell'orecchio medio, effettuiamo un approccio chirurgico mini-invasivo anche sull'orecchio, che consiste in una piccola midingocentesi, ovvero in un piccolo forellino sul timpano, attraverso il quale aspiriamo la raccolta catarrale e eventualmente posizioniamo un piccolo tubicino di drenaggio che garantisce la ventilazione dell'orecchio medio ed è temporaneo. Nei bambini in cui coesiste una problematica tonsillare, ovvero una grossa ipertrofia oppure delle infezioni ricorrenti, possiamo contestualmente associare una chirurgia tonsillare. E accanto al trattamento chirurgico tradizionale di tonsillectomia, abbiamo sviluppato negli ultimi anni anche tecniche mini-invasive più conservative, tra cui una riduzione volumetrica subtotale della tonsilla detta tonsillotomia, che consente di risparmiare una porzione di tonsilla immunologicamente attiva, che funge pertanto da barriera, e consente di proteggere le strutture vascolari e nervose più profonde, determinando pertanto una migliore tollerabilità da parte del bambino nel post-operatorio, che vuol dire un minor dolore, una più rapida ripresa dell'alimentazione, riducendo anche il rischio di complicanze, tra cui soprattutto il sanguinamento.